Signori, ci siamo quasi, viaggio della speranza. È un torneo internazionale. Abbiamo 4 gironi, 4 squadre, 3 partite. Le prime di ogni girone andranno a concorrere per i primi 4 posti. Andiamo a vedere la camera dei dormiglioni. Ragazzi? Ragazzi? Buongiorno, Peter. È ora di alzarsi. Già? Sì, sono tutti giù a far colazione, tranne voi. Davvero? Sì. Ma sta mangiando? Sì. Come? Buongiorno, buongiorno. Oggi come ti senti? Bene, bene. Oggi ti vedi bene? Sì. Sei carico? Ovvio. Bene. Signori, ci siamo. Oggi è la finale. Oggi è la partita. Oggi è importante. È importante non solo per il torneo e quello che abbiamo fatto e svolto nei giorni precedenti, ma è importante perché pensateci bene. Chi è che oltre a voi si è fatto dei chilometri per venirvi a vedere? Chi è che oltre a voi ha passato 3 giorni a sostenervi, a tifarvi e a starvi vicino? Pensateci bene e troverete la risposta. Dimentichiamoci ieri, oggi però è oggi. E oggi le persone a cui volete più bene sono qui nuovamente per sostenervi e per tifarvi. Come motivazione secondo me può bastare solo questo. Fateci caso, ieri quando è che abbiamo preso gol? Quando eravamo lunghi. Ve l'ho detto, siamo arrivati a giocarci la semifinale, abbiamo giocato compatti di squadra, non concedendo gli avversari in spazio. Quando l'abbiamo concesso ci hanno fatto male, ci hanno fatto gol. Se stiamo compatti, se giochiamo di squadra, mettiamo in difficoltà. Se invece ognuno pensa di dover fare la sua partita e ci estraniamo dal contesto, allora è lì che possiamo prendere non 2 gol, ma 3, 4, 5, 6, 7. Ora, fino a che non fischia l'arbitro, voglio vedere sul pezzo. Vi voglio vedere che non passa niente. Vi voglio vedere che siete concentrati ognuno a pensare a quello che deve fare in campo per aiutare la squadra. Ci siamo? Sì! Dai, dai, siamo! Ieri, oggi, domani, per sempre, forza di noi! Dai, andiamo!
rientri. Bravo. Sì, tienilo, solo, solo, solo. Vai, ciao. Mandalo. Meglio, lunga, 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 lunga. Pite, non andare incontro. Vai, vai, vai. Vai. Via. Sì, sì, fatti, fatti! Vai, vai, vai! Bravo, bello! Sali, Pite! Sali! Accompagna, Pite! Bravi, stai lì! Solo, punta! Sì, vai che passa! Vai che passa! Vai che è andato! Parti, parti, Peter, parti! Sì, sì che passa, sì che passa, proteggila! Diego, stai lì, stai lì! Bene, dai, venite qua, dai, forza, 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 forza! Bravi, 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 va bene, va bene, va bene, va bene, abbiamo rimesso in piedi. Stiamo giocando benino, benino, potremmo fare meglio, Dobbiamo sfruttare i lati deboli degli avversari. In difesa sono lenti, sbagliano le letture. Quindi, se ti dico stammi su, perché mi servi su. Ripartiamo così, facciamo solo il cambio. Sofì si riposa, Paolino, mi giochi terzino a destra. Ok? Ok? Io lo so! Dai, raga! Calma! Oresi, Oresi! Bravo! Amir! Ma giocala! Giocala! Giocala, siete in due! Le cose semplici, Amir! Le cose semplici, le cose semplici! Bella! Bella! Sì! Bella. Dai! Fallo, 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 torna! Non tutte e due! E vai, 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 guarda, tira, scarica! Tiela, tiela! Ale! Bravo, non uscire te! Oh. Paolo che si deve svegliare e andare lì! Sì, ci sono!
vincitori! Attenzione, chi siete? Chi siete? Chi siete? Rolo! Rolo! Siete arrivati? Primi! Ah! Chiaro Billone, neanche chiedervelo! Allora, complimentoni. Mi sa che a Dolo c'è della qualità. Io ci tengo veramente tanto a fare i miei complimenti, che avete vinto questo splendido torneo. Quindi possiamo insultare! Facciamo i nostri complimenti anche ai ragazzi che hanno vinto, hanno avuto il merito di vincere il primo posto. Noi possiamo anche non festeggiare il terzo posto, perché per come è andato questo percorso c'è da festeggiare, ma tra pochissimo andremo ad alzare la medaglia e forse il trofeo, se ci danno un trofeo, se no ci va bene anche solo la medaglia. Aver vinto. Andiamo ad alzare la medaglia, andiamo! Si conclude, penso, al meglio questa bellissima esperienza. Terzo posto che poteva potenzialmente diventare o primo o secondo, ma a noi non ci importa, perché per noi è già una vittoria essere sul podio di questo torneo, che è la consacrazione, diciamo, di quello che è stato fatto per gran parte dell'anno e da quando abbiamo iniziato questo progetto fino adesso. Signori, che dire, si è concluso nel migliore dei modi. Io non ho più parole per descrivere la gioia e il momento che sto vivendo, perché da mister, come primissima esperienza, non so te Cala, penso sia bellissimo poter festeggiare, poter aver vinto questo trofeo, perché è un trofeo a tutti gli effetti. Ragazzuoli, si conclude qua questa bellissima esperienza. Sono stati 4 giorni e forse di più per voi, intensissimi. Siamo partiti dall'Italia, siamo arrivati con un viaggio molto lungo in Croazia per vivere un'esperienza unica, perché me lo porterò per sempre nella mia vita come bagaglio da mister e non solo come persona, perché stando 4 giorni con i ragazzi ho potuto legare molto di più e vivere un'esperienza di un certo punto. Ringrazio anche la società per averci permesso di fare questa magnifica esperienza, che non è dovuto, ovviamente. Mi raccomando, ragazzi, seguite anche tutti i profili di Enjoy. Detto questo, ragazzi, si conclude qua questo splendido episodio. Fateci sapere, secondo voi, chi è stato l'MVP del torneo in assoluto. Scrivete qua sotto nei commenti. Una bella sbombardate. Gara. La Croazia è tutto. Dai festeggiamenti è tutto. Ci vediamo in un altro grande episodio, sempre qua sul canale. Rotto 500.000 iscritti. Let's go!